Aperitivo venerdì sera, siamo in Piazza Sondrio. Questa sera ci occuperemo, attenzione, di quota 100, per andare in pensione a quota 100, che poi non è vero che è poi quota 100, ma quello non lo tratteremo. Tratteremo come sempre le cose in maniera divertente. Quota 100 e reddito di cittadinanza, e soprattutto chi ha vinto l'automobile rossa a Sondrio e non l'ha ritirata. Questo è l'aperitivo. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a te. Sono Fausto di TSN, piacere. Come va? Cosa sta guardando? Sta indicando? Lei mi conosce già qualcuno? No, no, nessuno. Allora, io posso fare una domanda? Buongiorno. Dica. Tutto bene innanzitutto? Sì, mi sembra un po' preoccupato dalla mia domanda. No, assolutamente no. Mi sta guardando in maniera strana. No. Sa che hanno provato quota 100 e... che cos'è la quota 100 e il reddito di cittadinanza? Quota 100 va bene per noi perché dobbiamo andare in pensione. Deve andare in pensione? Ma come funziona la quota 100? Non lo so, perché io la prendo già. Ah, lei la prende già la pensione. Allora non gliene... cioè questo nemmeno l'altro argomento le interessa. No, neanche quell'altro. Il reddito di cittadinanza. No, neanche quello. Mentre lei invece? Ma credo che sia la somma dell'età con quelli degli anni lavorativi, però per me è uguale, perché io a 62,38 per arrivare al 100 va bene sia con la legge nuova che con quella vecchia, perché e mi sa di con no. La vecchia avrei 42 anni di perché di, sa vero che la legge Fornero spingeva a 67 anni la, sì, la Fornero la prendiamo, gli diamo una passatina così almeno. Però non è molto diverso, 400 e 64. No, io fra tre anni vado in pensione. Lei fra tre anni sia uno o l'altro, io sono. Quindi lei mi ha 60 anni più o meno, 59. Bravo, sì, 59, perfetto, vedi che ci siamo. Sono bravo in matematica. Vedi che ci siamo, sì, 59, tre anni, dai, tre anni abbiamo, chiudiamo sta cosa ridicola, perché per noi è una cosa ridicola. Andare in pensione è una cosa ridicola. No, non è una cosa ridicola, è ridicolo quello che ti fanno fare adesso. Le tasse, le trattenute, questa è una cosa ridicola. Gli stipendi da fame, perché sono così, e tutto il resto. E le trattenute poi... non da fame quelle? No. Appunto, no. Appunto. Vedi, no. Che, cioè, vedi che allora qualcosa, anche tu qualcosa ci... È reddito di cittadinanza? Che ne vogliamo dire di questo? No, guarda, hai preso la persona sbagliata. Perché io sparo a zero ed è meglio di no. Restiamo così. Evitiamo restiamo reggio... così. Allora, domanda. Reddito di cittadinanza la solo dopo. Cambiamo, va bene, siete, cambiamo di siete di Sondrio? Zona. Sì, zona, quindi. Chiedi a lui di dove siamo. Allora, no, una domanda. Non è che siete vincitori della Ignis rossa che era in palio e non l'avete ancora ritirata? No, guarda, no. Io ancora non lo so, devo ancora controllare i biglietti, può anche darsi. Attenzione perché scade, sì, c'è un poi tempo. La Ignis, ho capito, ma la Ignis poi vedremo. Ma va bene come lasciare. Lavatrice volendo, se proprio. Infatti, bravo, bravo. Adesso vediamo, devo ancora controllare, ma bravo, me l'hai ricordato. Mi controlli, ecco, lei va da casa e mi controlli i biglietti. Sì, poi... Se la vinta facciamo un giretto insieme. Va bene. Andiamo a bere qualcosa al bar. Promesso, ma quello possiamo farlo anche adesso. Se hai due minuti e hai già pranzato, sai che qui da Imbalte grappettina ci siamo. Dai. Anche un Braulio. Braulio? Riserva però. Riserva è più buono. Rigorosamente riserva. Va bene, grazie, ci vediamo questa sera in TV. Grazie. Ciao. Sono di TSN, guardi qua, TSN. Sì, sì, sì. Posso fare due domande? Solo due. No, mi dia del tu, per favore. Diamoci del tu. Di dov'è innanzitutto? Io prima sono di Castione. Allora, prima domanda che è fuori da... Non è lei che ha vinto l'auto, non la sta ritirando? Della... Magari. Ho guardato, no, ma non ho vinto io. Ah, aveva i biglietti, ma nulla? Sì, ce l'avevo, ma non avevo. Li ha già controllati, sì? Già controllati. Ok, quindi siamo a posto. Domanda, ieri hanno provato quota 100 per le pensioni e il reddito di cittadinanza. Che me ne pensa lei? Vediamo. Io penso che siano delle buone proposte, se sono fatte bene. Sì, si sono fatte bene come... Quota 100 non è che uno arriva a quota 100 puro e va in pensione, deve avere comunque dicono, 64 così anni. Così dicono. Ma deve avere 64 anni però. No, se è quota 100... No, c'è scritto che bisogna avere almeno 64 anni e non 67 come tante, la Fornero. Guarda, ne dicono tante che alla fine va a capire. L'importante è sicuramente che sia migliorata la Fornero. Sì, che se arrivi prima in pensione. Sì, l'importante è quello. Uno che non ce la fa più deve andare in pensione. Beh, già in pensione. Io sì, sono in pensione da me poi. Quindi come si sta da in pensione? Male, bisogna lavorare. Ma sì, ma se uno sta bene deve lavorare. Può inventarsi dei lavori. Infatti, Lauser, sto aiutando gli anziani. Lei sta aiutando gli anziani? Sì. Quindi mi fa l'autista? L'autista, porto in giro gli anziani a fare le visite per essere impegnato, insomma. Affrontiamo questo argomento. Se uno volesse dare una mano socialmente come te, ti do del tu, cosa deve fare? Da chi deve andare? Si rivolge a qualsiasi, ci sono tanti enti
c'è la Croce Rossa, c'è questi qui dell'Hauser. Bisogna avere voglia andare. Non avere voglia di essere attivi, insomma. Dare del tempo. Sentirsi utili. Fantastico. Allora, appena vado in pensione, vengo anch'io all'Hauser. Va bene, ma lei ci vuole ancora un po'. Eh sì, mi sa che a me cambieranno legge ancora 3 o 4 volte. Magari arriva un altro Fornero. Probabilmente sì. Grazie, buon lavoro. Ok, salve, arrivederci. Posso disturbarvi 2 secondi? No, proprio lei no, ha detto che non possiamo disturbare. Solo una domanda, è una bella giornata, siamo sotto il sole pieni e lei no, proprio no. No, grazie. Di dov'è innanzitutto? Solo, se, mi dica solo di dov'è. Sondrio. Non è lei che ha vinto la Ignis e non l'ha ritirata? No. Ha già controllato i biglietti o no? Ho controllato tutti, già buttati, niente. Già buttati? Eh sì. Ma forse le avrete, magari le rimettono in palio, no, non si può fare questa cosa. No, lei ha già controllato i biglietti? Sì, anche noi niente. L'ha detto siamo un po' da disperata, cioè sperava sì, speravo, io non perdo speranza mai. Anche lei è di Sondrio? No. Di dov'è? Della Macedonia. Tutto bene? Si trova bene qua? Sì. Mi siete messi al sole a pigliare i primi soli di questa stagione? Già, qua a Valtellina il sole non è che c'è tanto. Diciamo, quando c'è bisogno approfittarsene. Ci lamentiamo del sole? No, anzi, quando c'è ce lo godiamo. Vabbè, allora posso farti una sola domanda? Ti chiedo solo una cosa. Aspetta, che vediamo i bambini. No, io vado. Avete perso i figli? Sì. In effetti, cioè, non c'è più nessuno in pista? No, infatti. E non sai più dove sono finiti? Saranno negli spogliatoi, secondo. Ah, beh, allora si stanno cambiando. Ma hanno già finito? No, devono. Avranno visto una loro amichetta. Saranno dentro. È un figlio o una figlia? Una bimba, la mia. Una bimba. E avrò visto un'amichetta tutti insieme, poi spero. Se va a pattinare. Sì. Posso farti una sola domanda? Una sola? Cioè, sai, vabbè, ieri, ieri hanno approvato reddito di cittadinanza e pensione quota 100. No, ma dai, no, se tu non sei, ci penso, non ci sono. No, non sono pensi lontana. Alla pensione? No, non ci penso. Beh, questo, sei giovanissima, non pensi a quota 100 perché dura 3 anni, quindi. Quindi cioè, no, non ci arrivo. Noi avremo una legge molto più restrittiva. Quota 200. Quota 200? No, vuoi andarci in pensione a 180 anni? Ecco che arrivano. E reddito di cittadinanza sei propensa, sì, sei d'accordo? Sì, va bene. Perché sì. No? Ma sì, perché no? No, perché il bello che hanno dichiarato così tiriamo giù tutti dai divani. A me sembra l'incontrario, però. Guardi. Non va bene. Intervisti qualcun altro. D'accordo, dai, vado a farmi un'intervista. Sta ritornando. Come sono si chiama? Bianca. Allora, in bocca al lupo, Bianca, buon divertimento. Grazie, buona buon lavoro anche grazie, a voi. Grazie, ciao. Arrivederci. Ragazzi, sei troppo bello, ti seguo, so che hai fretta, giusto? Freddo. Dove state andando? A Morbegno e poi a Milano. Voi siete di? Milano. Quindi rientrate dopo aver fatto che cosa? Gli ordini, da un off. Gli ordini, scusami, da un off di cosa? D'abbigliamento. Quindi voi... Ben rifornito un nostro cliente, con un po' di vestiti nuovi. Quindi avete fatto vedere tutto quanto? Ma portate sempre in giro tutto così? Certo, c'ho la mia roccia, guarda qua che forte che è. Ah, ecco, ti ha preso questo... esclusivamente per questo, esatto. Ricordatelo. Esatto, perché servi, sei forte. Sai che ti faccio la domanda che dovrei fare. Hanno approvato quota 100 e il reddito di cittadinanza. Tu come pensi? Ci sta tutto. A me basta che mi fanno vivere bene nel mio paese. Il tuo paese qual è? Milano. L'Italia. Italia. L'Italia. Tu sei un italiano. Io sono un italiano. Poi sono milanese, ma io sono un italiano. Vabbè, questa mi piace. Quindi a te va bene tutto. A me va tanto bene pensione tutto. Tu mi sa che quota 100 ancora... La mia pensione non ci sarà mai tanto, quindi di quello non ci penso neanche. Ciao ragazzi, buon rientro. Ciao ragazzi, ciao. Siete fantastici. Intervistato. Sì, t'ho già intervistato, no, lei l'ho già intervistato, ma... No. Ma mi hai cambiato bar apposta? No. Giusto, no, tu stai... chiedevo a lei che ho già intervistato, perdonami, no. Posso intervistare lei? Tutte e tre eravamo sempre noi. Ma non era questo bar? No, non era in questo bar. Ecco, per quello, cioè, stai cercando di depistarci. No, non è per quello. No. Perché tu pensavi, vanno a quel bar e li freghiamo. No, quello no, non è vero. È tutto a posto comunque? È andata tutto bene dopo l'intervista? Sì, diciamo di sì. Come dice? Che è successo? Sì. Certo, no, non vorremmo... Tutto a posto, sì. Sì. Ok, allora vi lasciamo perché lei non vuole... Lei è fidanzata, giusto? No. Non sei fidanzata? Pensavo tu non volessi farti vedere per il fidanzato, però vedo che anche lei, in quanto a coprirsi, si sta coprendo la faccia, giusto? Tutto bene, sì?
ha detto di sì, cioè ha mosso, si è vista, si è mosso la testa, ha detto di sì. Va bene, mi allontano, però, cioè, sicura che va tutto bene? No, mi preoccupa la cosa, perché... Benissimo, sì. Ha una voce, l'abbiamo sentita, benissimo. Non ti chiederò niente questa volta, sarò bravo, solo se è andata bene l'altra volta. Tutto a posto, quindi... Sì, tutto a posto. Vuoi salutare le tue due amiche che non ci sono più? Ciao amiche. Cioè non ci sono più, nel senso che c'erano l'altra volta. C'erano, non ci sono più. Non ci sono più. Basta, cioè, hai già cambiato amiche? Cioè, sei veloce nel cambiare amiche, no, così. Ho diversi amici. Quindi tu fai a rotazione. Bisogna prenotare per uscire con te. No. Lei ride, vabbè, comunque. Grazie ragazze, soprattutto a te, sei stata fantastica, grazie. Poi solo un saluto. Ciao. Grazie, ciao. Posso disturbarti? Cos'è? Microfono, intervistatore, telecamera, operatore. È già accesa, vero? Ed è già accesa. No, come già accesa? Perché? Possiamo rifarlo. Devo rifarlo. Aspetta, tienila accesa, rientriamo. No, aspetta, no. Rifacciamolo, ok? Aperitivo, seconda. Rifacciamo. No, del tutto però. Sì, perché sto ripartendo. Volevo farti una domanda, posso? Okay. No, non c'è niente di particolare, okay. Solo una domanda. Tu non vuoi andare in televisione? Nemmeno no. Nemmeno tu? No. Io lavoro anche in radio, va bene la radio? Non vi si vede? La radio va bene. Sì, però sto facendo la televisione, come faccio adesso? No, questo? Non possiamo rifarlo del tutto, vi prego, cancellatelo, no, vi prego. Ma che domanda devi farmi? Volevo innanzitutto, dove siete? Di Piateda. Quindi hai partecipato alla lotteria in piazza della sessione dei premi a Natale? No. Neanche un biglietto? No. Non hai comprato? No. Quindi non puoi essere colei che ha vinto l'auto e non l'ha ancora ritirata? No. Nemmeno tu? No. È bello che mi stanno guardando anche da dentro. Sempre microfono, intervistatore, cameraman. È strano, cioè... È così difficile capire che è una televisione. TSN, tra l'altro. Mm. E questa sera sei in onda. Cioè, eh? Come? Possiamo rifarlo e cancellare. Rifacciamo la terza. Fabrizio, rifacciamo la terza entrata. Preparati. Ok. Guarda mia nonna. Ho un target così alto? Fantastico, ragazzi. Rifacciamo la terza entrata. Ok. Aperitivo, terza entrata. Tanto vanno in onda tutte, non fa nulla. L'aperitivo. Ciao, come stai? Bene. Tutto bene? Sì. Sai che dal linguaggio del corpo tu mi stai odiando in questo momento? C'è una chiusura con le tue mani incredibile. No, dai quell'idea, cioè braccia conserte, linguaggio del corpo dice che tu chiudi, giusto? Un pochino, sì, mi vergogno. Ti vergogni? Sì. Non è colpa mia? No. No, perché sei un target alto, tu sei giovane, tua nonna mi guarda, giusto? Sì. Tua nonna guarda TSN? Non lo so, probabilmente sì. Perché hai già sentito parlare di un imbecille che gira col microfono e fa l'aperitivo? No, perché tua nonna mi guarda? Come fai a dire che tu... Adesso mi interessa questa cosa. Scusi, cioè, dimmi, di solito no. I nonni guardano un sacco la tele, quindi boh. Mentre voi cosa guardate? Interessante. Netflix. Solo serie TV a questo punto. Sì. Nemmeno i film, serie TV. Netflix sì. Più serie TV, sì, giusto? Sì. Che serie guardi più di tutte? Boh, appena finito Sense8. Che io non conosco, ovviamente sono anziano, io e tua nonna guardiamo la televisione, cioè anzi insieme, di solito mi invita, beviamo il caffè e poi guardiamo la televisione insieme. Un'altra serie? Nicole è una serie o la tua amica? Cioè, fammi no, capire. Ah, Nicole è la tua. Nicole, che serie guardi? Boh, cioè non guardo nessuna serie. Netflix niente? Netflix qualche volta. Ma uscite qualche volta di casa o solo serie? Sempre. Cioè non state mai a casa? No. Come fate a guardarmi Netflix e non essere mai a casa? Come funziona? Qualche volta la sera, sul tardi. Cioè quando rientri? Sì. Caspita! Dopo aver studiato. Allora, mi esci, studi, quando rientri poi cioè, riesci anche a guardare... Sono una ragazza organizzata. Sei una ragazza organizzata, cioè reggete forte la notte. Fino a che ora guardate la televisione a questo punto, il computer, la televisione? Dalle 2 di notte alle 3 di notte. Cioè hai quell'orario? Dalle 2 di notte alle 3 di notte? Sì. Quindi, ok, io devo farti una domanda, però a questo punto abbiamo esulato da tutto, cosa facciamo Fabrizio? Tanto a loro non gliene può, cioè a voi di quota 100 pensioni, reddito di cittadinanza non ve ne può fregare di meno, giusto? No. Quindi non ve la faccio la domanda? No. No, giusto, a loro non la facciamo la domanda, abbiamo chiacchierato così, va bene così. Giusto. Come si chiama tua nonna?
Liliana. Ah, famosa, è vero, Liliana. Digli che stasera ci vediamo alle 19:30 in TV. Ok? Ciao. Va bene, ciao.